Il 4 ottobre 1957 è cominciato l'anno zero della conquista dello spazio interplanetare. In tale data, infatti, Radio Mosca comunicava che l'Unione Sovietica aveva lanciato con successo il primo satellite artificiale. Il bolide ha raggiunto i 900 km d'altezza, grazie probabilmente alle successive esplosioni di un razzo a più sezioni. La piccola sfera ha un diametro di 58 cm, pesa 83 kg e ruota intorno alla Terra alla velocità di 28.000 km all'ora. Il prossimo capitolo di questo meraviglioso romanzo è intitolato Luna. Costruita interamente su isole, Amsterdam viene chiamata la Venezia del Nord. Difficoltoso quindi sino a ieri il traffico tra la metropoli olandese e il resto della nazione. Per le auto si cercava di provvedere con numerosi ferry boat, per i treni con un ponte girevole che era ormai assolutamente insufficiente alle crescenti esigenze di una città moderna. Tutto questo appartiene al passato. La regina Giuliana inaugura infatti un audace tunnel in gran parte sottomarino che collega Amsterdam alla prospiciente cittadina di Velsen. Il primo biglietto del primo treno è stato acquistato dalla sovrana. Dopo 2 chilometri percorsi a 24 metri sotto il mare, il convoglio torna a rivedere la luce. Fanno pensare a bizzarri edifici avveniristici le quattro grandi torri costruite a Velsen, nelle quali sono sistemati possenti aspiratori per l'efficiente ricambio dell'aria nell'interno del tunnel. Nella stessa giornata, la regina Giuliana dà il via ufficiale al tunnel destinato al traffico automobilistico, che corre parallelamente a quello ferroviario. Insieme alle auto e ai treni, nel tunnel scorre una nuova linfa vitale per la vecchia città di Amsterdam. Riuniti a Trieste, negli eleganti saloni della motonave Vulcania, nel segno della Palma d'Oro, i maggiori esponenti del settore pubblicitario per il 7° congresso della loro categoria. Il presidente del comitato, Dacol, legge le motivazioni dei premi assegnati per l'occasione. Il maggiore riconoscimento, e cioè la Palma d'Oro, viene attribuito alla società Shelly Italiana di Genova, per la sua campagna pubblicitaria particolarmente significativa e tale da rappresentare degnamente il prestigio italiano in tale complesso settore della vita moderna. Di ritorno a Roma dagli Stati Uniti, l'onorevole Tupini. I primi a porgergli calorosamente il benvenuto sono i suoi nipotini. Il sindaco di Roma si era recato a New York insieme a un gruppo di parlamentari e di giornalisti in occasione del volo inaugurale di una nuova linea aerea che unisce senza scali intermedi la capitale italiana con la metropoli americana. Durante il soggiorno americano, la delegazione italiana ha avuto frequenti incontri con i maggiori esponenti della nostra laboriosa comunità di New York. Da qualche settimana si trovano in Italia 250 rappresentanti dell'American Legion, l'associazione statunitense dei reduci di guerra. Durante il soggiorno romano, gli ex combattenti, tra i quali numerosi coloro che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale, hanno reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Il gruppo che era guidato dal comandante dell'organizzazione, generale Daniel Dan, ha deposto 2 corone d'alloro sul sacello del soldato senza nome. Alla semplice cerimonia sono intervenuti numerosi ufficiali delle nostre forze armate e una rappresentanza dell'Associazione Combattenti di Roma. Numerosi parlamentari ed esponenti di pubbliche amministrazioni sono convenuti a Bari per un ciclo di conversazioni sui problemi degli enti locali autarchici. Il discorso inaugurale è stato tenuto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Resta. A chiusura della manifestazione sono state distribuite numerose coppe alle società e agli atleti pugliesi che hanno prevalso nelle gare di atletica svoltesi a Bari nel quadro del Gran Premio Libertas 1957. A tempo di primato i lavori della grande centrale termoelettrica di Santa Barbara a Castelnuovo dei Sabbioni. Iniziata poco più di un anno fa, sarà portata a termine entro la metà del 58. A buon punto anche il montaggio degli ultimi 2 escavatori mobili su cingoli. Saranno utilizzati per rimuovere il terreno che ricopre i ricchi giacimenti lignitiferi del Valdarno. La centrale infatti sarà alimentata a lignite. Ognuno dei 2 escavatori può asportare 1500 metri cubi di materiale all'ora. Anche le centrali termoelettriche hanno bisogno di una grande quantità di acqua. La diga di San Cipriano e il relativo bacino idrico, che ha una capacità di 3 milioni di metri cubi, soddisfano questa esigenza. Ed ecco la centrale vera e propria. Potrà produrre 1,5 miliardi di kilowattore l'anno. Sarà quindi il più grande impianto del genere in Italia. La centrale ha anche un grande valore sociale. Essa risolve infatti le ricorrenti crisi che gravavano sui giacimenti lignitiferi della zona, conseguenza di sorpassati e irrazionali sistemi di sfruttamento.